Si qualifica ugualmente in rimonta sui belgi del Lokeren, l'altra formazione tedesca del Kaiserslautern. Il gol che vediamo è realizzato da Ofediz proprio sul finire del primo tempo, porta in vantaggio il Kaiserslautern, che aveva perso per 1-0 nell'incontro d'andata con un gol realizzato da Lato. Esultanza dei giocatori tedeschi, che hanno ora 45 minuti di tempo per ribaltare la situazione dopo aver raggiunto in pratica la parità in questi confronti da 180 minuti proprio al 45esimo minuto del primo tempo. Al 18esimo minuto della ripresa viene la seconda rete del Kaiserslautern, che si sta prendendo in coppa le soddisfazioni che non riesce a prendersi in campionato. L'azione è piuttosto confusa, la risolve, manco a dirlo, Briegel, il nazionale Briegel, che di forza, di prepotenza, batte tutti in questa mischia sotto la porta difesa da Hogenbaum e realizza il secondo gol per il Kaiserslautern, quello che vale in pratica la qualificazione alla formazione tedesca. È il 18esimo minuto del secondo tempo, col vantaggio di 2-0 è praticamente tranquillo il Kaiserslautern, che comunque al 28esimo realizza con Funkel la terza rete. Anche qui non è la difesa del Lokeren particolarmente brillante, c'è una serie di incertezze del portiere e di altri difensori che permettono comunque a Funkel di realizzare il gol del 3-0, 3-0 che diventa addirittura 4-0 al 35esimo minuto con questa rete di Eilenfeld, molto bella sull'uscita del portiere Hogenbaum. Esultanza di Eilenfeld, a questo punto non ci sono più rischi, il 4-1 che realizza Gud Johnson sul finire dell'incontro ha soltanto valore platonico per il Lokeren, che è comunque eliminato dalla Coppa UEFA. E colazione, il calcio di punizione, la respinta corta e il gol di Gud Johnson. 4-1 per il Kaiserslautern qualificato.